Salve a tutti, oggi vi volevo parlare un pochino della confusione un pochino che c'è sul discorso alimentare, soprattutto del discorso di fare dei piani alimentari, che non dobbiamo concentrarci soprattutto sul discorso grammature, calorie, ma dobbiamo cercare di riappropriarci un pochino della qualità del nostro cibo, perché oggi veramente stiamo parlando di una società veramente che sta andando alla deriva, ci sono molte patologie che derivano proprio dal benessere, dal cibo spazzatura che noi abbiamo, quindi ormai gli zuccheri, i dolcificanti, le farine raffinate, ormai sono veramente, hanno invaso gli scaffali dei nostri supermercati e tutto il resto, però ahimè non vedo quello che vedo nelle visite che effettuo, mi vengono ancora dei piani alimentari con ancora scritto dolcificato con la stevia, usiamo lo zucchero di canna, non è specificato se dobbiamo utilizzare delle fette biscottate, se dobbiamo utilizzare integrale o meno, la pasta scritto insomma, soprattutto pasta, ma cioè, vedo dei piani alimentari ancora in questo modo, quindi prendiamo coscienza invece che dobbiamo mangiare meglio, curare molto l'alimentazione, perché solo facendo così evitiamo queste patologie del benessere. Ma quali sono queste patologie del benessere? Parliamo dell'obesità, parliamo del diabete, parliamo dell'anticamera del diabete, della resistenza insulinica, ma parliamo di patologie connesse alla resistenza insulinica come l'ovaio policistico, ma parliamo dei tumori, parliamo di tante patologie, per esempio le patologie autoimmuni, di cui io mi occupo tantissimo, di queste patologie, hanno sicuramente un'origine infiammatoria, ciò che infiamma praticamente a livello alimentare è tutto questo cibo di bassa qualità. Quindi cerchiamo di concentrarci un attimino in più sul cibo buono, di variare molto l'alimentazione, perché solo il variare ci rende meno monotono un'alimentazione, quindi cerchiamo ogni giorno di diventare dei cuochi in cucina, cercando di fare noi delle scelte giuste. Io consiglio sempre a chi viene in studio di prendersi sempre gli ingredienti e di cominciare a sperimentare in cucina. Questo sarà il mio prossimo libro in uscita, Disinfiammarsi mangiando, un libro di ricette che è appunto il cuore di questo libro, come dico spesso, è quello proprio di sperimentare in cucina, cioè cercare di veramente di provare. Io racconto un bellissimo aneddoto che mi ha ispirato nella scrittura del libro, che è quello, ad esempio, di una signora che stava preparando i pancake, gli sono uscite le crepe, stava preparando le crepe, è uscita una piadina, quindi diciamo, ha sperimentato molte cose in cucina. Sbagliando ha imparato a cucinare, me la ricordo questa signora che è venuta a visitare tempo addietro, che faceva vari tentativi, no? All'inizio un disastro, poi invece è diventata molto brava. E adesso ancora continua a fare questi esperimenti, no? Fino a diventare io la chiamo la cuoca, la cuoca ma per scherzo, nel senso che è veramente da una situazione imbarazzante che era all'inizio, oggi è cambiata un pochino la situazione, però ha capito veramente e adesso sta meglio, ha capito che deve, se non fa così, cioè se va a farsi da sola le preparazioni, mangia sano. Se le compra, ovviamente, a parte non trovarle spesso, perché era la difficoltà iniziale che questa signora aveva, adesso è perché non si trova del cibo buono, si trova sempre cibo spazzatura nei nostri scaffali, quindi dobbiamo cercare in qualche modo di fare delle preparazioni, sperimentare, quindi quando uscirà il libro Disinfiammarsi mangiando capirete
molte, molte, molte cose. Va bene? Vi do appuntamento al prossimo video. Seguitemi su Instagram, sul mio canale Facebook, YouTube e sul mio sito. Grazie.